Buongiorno a tutti e benvenuti all'inaugurazione della 45esima edizione di AIM International. Finalmente ritorniamo nel nostro habitat, anche temporale abituale, cioè negli anni pari, nella seconda settimana di novembre, in questa bellissima città che è Bologna. Abbiamo chiuso l'edizione dell'anno scorso, che è stata un'edizione post-pandemia, con comunque dei numeri record, 270.000 visitatori, che ci posiziona come una delle fiere più grandi in Italia. La seconda fiera del mondo in campo di meccanica agricola, ma la prima come internazionalizzazione, come diversità e numero di macchine diverse e come componentistica, come irrigazione. Abbiamo una serie di record pressoché infiniti. Quest'anno iniziamo la 45esima edizione con altrettanti record, 1500 espositori, di cui quasi un terzo sono stranieri, questo ci rende molto orgogliosi. Delegazioni estere, 460 delegati portati dal Ministero degli Affari Esteri e dall'ICE per i conti business to business. Adesso chiediamo di portare il nastro per l'inaugurazione e le forbici. 3, 2, 1, via! Buona fiera! Ok, buono, le alte cariche dello Stato, delle organizzazioni, eccetera, eccetera, e quant'altro hanno parlato, hanno tagliato il nastro, tutto bello, tutto figo, siamo ad EIMA Bologna 2022 e ora ci facciamo un giro a vedere le principali novità presenti in questa fiera. Vi porto con me a fare un po' un giro di questo posto sconfinato che è l'EIMA. Siamo al padiglione 36, io e Stefano direttamente dalla redazione dei dottori, uscito dagli uffici di Milano, e possiamo nominare l'EIMA come la fiera degli elettroni praticamente. Qua se non fai una roba elettrica, esatto, lo sai nessuno. Ci stiamo dirigendo da Solis, che è un marchio indiano, che hanno presentato anche loro una loro soluzione elettrica. Alle nostre spalle Merlo con una soluzione elettrica anche loro, Antonio Carraro con gli ibridi e di nuovo 10 con l'elettrico. Insomma, facciamo un po' di elettroni tour, esatto, quest'oggi. La situazione elettrizzante. Elettrizzante. Può procedere. Ok, siamo da Solis per l'elettroni tour, questo è il trattore, ma dietro di lui c'è un uomo che gioca a calcio. Cascata la palla. Solis elettrico. Antonio Carraro elettrico e Antonio Carraro ibrido, presentati proprio giusto 2 secondi fa. Elettrico anche in casa Favesin per quanto riguarda i telescopici, con allegato il loro nuovo cavomiscelatore gigantesco 4.0, intelligente, eccetera eccetera. 10 elettrico anche lui. E abbiamo dell'elettrico anche in casa Landini, o meglio mezzo elettrico, perché questo qui è un prototipo premiato anche con il premio novità tecnica da EIMA, del Rex 4 120F, un trattore con una accoppiata di motore endotermico ed elettrico che può funzionare sia in modo full hybrid, quindi integrando i due motori fino a una potenza complessiva di 80 kW, o in modalità full electric grazie alle grandi batterie che si ricaricano quando il trattore ha un basso sforzo, che può raggiungere i 50 kW. E tutta questa sinergia tra elettrico, endotermico, elettroni e idrocarburi viene fatta da un sistema, il Power Management System, che con un algoritmo proprietario decide quando è meglio usare uno, quando è meglio usare l'altro, quando è meglio ricaricare e tutte cose. Come sempre, stand BKT da descrivere una parola. Faraonico. Faraonico. Bianco e faraonico. Molto, molto sobrio, ecco. Elettrico in agricoltura ha partito come nicchia, che però è diventato ormai una regola, cioè ormai se non porti qualcosa di elettrico in fiera praticamente non ti guarda nessuno. Il non elettrico è la nuova nicchia. Il non elettrico è la nuova nicchia. Abbiamo fatto un po' di tour di tutti i macchinari elettrici presenti qui ad EIMA, abbiamo visto un po' di trattori, un paio di telescopici e anche qualche attrezzino un po' particolare, alcuni di questi importati direttamente dall'India, quindi direi che ci siamo fatti un bel excursus. Tutto rigorosamente c'è di elettrico sotto i 100 cavalli. Tutto sotto i 100 cavalli. Sopra i 100 cavalli inizia a fare fatica la gestione. Oh, ecco, lì su grandi potenze il diesel tiene ancora duro a quanto pare. Ecco, ce l'avremo in mezzo ancora per un po', ma poi con tutte le normative
stage 5, tipo 4, l'agricoltura, five, diciamo, eccetera, che probabilmente durerà ancora un bel po' di più rispetto che per esempio al trasporto. Sì, sì, vabbè, insomma, non ci abbandonerà così facilmente, però, esatto, però elettroni se ne vedono in giro. Ora ci stiamo dirigendo verso il quadriportico per la premiazione del 3-3 dell'anno, vi portiamo con noi anche in questa avventura. Abbiamo braccato d'azione all'ultimo secondo Fabio Zamaretti, presidente del Tractor of the Year. Abbiamo un'edizione che per la prima volta arriva senza mascherine, senza distanziamento. Okay. Com'è stato in generale il Toti quest'anno? Allora, il Toti è stato lungo come tutti gli anni. Noi iniziamo le fasi di selezione a febbraio, poi a giugno facciamo un evento di lancio che chiamiamo LED Challenge Begin. Durante l'evento i costruttori dei trattori vengono a presentare i loro prodotti alla giuria e poi successivamente a settembre testiamo in campo tutti i trattori. Tutti. Quindi vi fate un bel giro del mondo? Sì, 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 okay. Abbiamo viaggiato veramente tanto, siamo anche stanchi alla fine anche della Turchia, stagione. Anche in Turchia, no? Anche in Turchia, esattamente. Dopodiché la giuria è impegnata, come dire, a sintetizzare le esperienze di guida, le prove, i dati tecnici che hanno raccolto e poi trasformarli in un voto. Un voto che viene dato a dei parametri tecnici, quindi di fatto okay, quello che diciamo sempre, che la votazione non è un'opinione, uno non può votare quello che gli piace di più, ma deve dare proprio un voto a dei parametri tecnici molto che poi molto precisi. Variano per ogni categoria. Che variano esattamente per ogni categoria, chiaramente essendo categorie che rappresentano dei mercati diversi, anche la tecnologia che trovi sui trattori è un filo differenziata. Cosa un attimo diversa invece per il Sustainable Toti, dove lì invece andiamo a guardare un pochino qual è l'approccio tecnologico inteso come 4.0, connettività, fleet management, come tutto viene reso più efficiente, meno impattante sul suolo, e quello è un po' il concetto di sostenibilità. Okay, perché effettivamente è difficile dare un termine di sostenibilità per un trattore. Assolutamente, okay, non possiamo limitarci alle emissioni che comunque sono regolamentate da leggi molto precise, e dobbiamo vedere cosa intendi quando parli di un prodotto industriale come un trattore agricolo. E io che ero convinto di essere a EI, ma non a Fiera Cavalli. Sarò in mezzo a una mandria da almeno 1000 cavalli qui, eh. Abbiamo un bellissimo Fender singolato di qui e la Fender Ideal dietro. Ci troviamo al cospetto di un trattore che è un transformer praticamente. 1,175 m. È un isodiametrico con quattro ruote sterzanti. Entrambi gli assali sterzanti, il cambio idrostatico a gestione elettronica, il caricatore frontale, insomma, adatto a qualunque tipo di esigenza. Fai aziendale, caffè. Esatto, c'è pure la macchinetta. Insomma, manca alle ali praticamente questo vola. Mezzo fa tutto. Allora, nel nostro giro qui ad EIMA c'è da aprire la sezione grandi ritorni. Ci abbiamo John Deere qui dietro, che è tornato, Pottinger di là, e andiamo a vedere anche chi altro c'è di nuovo o di vecchio ritrovato qui a Bologna. E proprio qui da John Deere, nei nuovi specializzati 5 ml, una particolarità sul tubo di scarico che non è posto di fianco alla cabina ma qui sotto, probabilmente per questioni di visibilità, di comodità, non lo so, ci sarà un motivo che l'ha messo lì. Particolare, nuovo, e anche tra i finalisti del Toti. Tra i ritorni post pandemia anche Fender, e qui alle mie spalle il 728, il vincitore del trattore dell'anno. Eccoci approdati nel bianchissimo stand Argo Tractors. Alle mie spalle un altro vincitore del Toti, il McCormick X6, che ha vinto il Best Utility. E nell'area esterna tra il padiglione 19, 20 e il 14 troviamo un nuovo ritorno in quel di EIMA. Infatti Deutz Fahr ha qui allestito un'area dimostrativa e si tratta di un marchio che non vedevamo da un po' in giro a fiere. E tra l'altro qui di fianco a me, vicino ai trattori Deutz Fahr che sfilano, c'è anche una piccola particolarità da Vitibot, e cioè questo Bacus autonomo. In pratica è un mezzo autonomo da vigneto che può svolgere diverse funzioni, tutte quante in autonomia, guidando col GPS, eccetera, tutte cose fantascientifiche made in Bacus.
dovete sapere che l'intero gruppo che comprende Deutz Fahr, Same e Hürlimann aveva deciso di non partecipare più a nessuna gara, e questo dallo scoppio della pandemia. Quindi EIMA qui dietro è la prima fiera che fanno in Italia. Infatti non erano presenti né all'EIMA dell'anno scorso né a Fiera Agricola a febbraio, e assieme a Same, Deutz Fahr, Hürlimann, Lamborghini c'è anche Gregor Roy, e cioè il marchio produttore di attrezzature per la viticoltura, che oggi sta presentando delle nuove vendemmiatrici. Tra le varie aree esterne presenti allestite qui ad EIMA, oltre a quella di Deutz Fahr all'esterno del padiglione 14, ce n'è anche una interamente dedicata ai macchinari per la cura del verde, quindi tagliaerba eccetera eccetera, ma ce n'è un'altra un po' nascosta dedicata al contoterzista Driver Trophy. Che cos'è, un nuovo tipo di competizione che vedremo sulle varietà italiane? No, si tratta di una gara tra terzisti in varie discipline, che possono essere la gincana tra i coni, il trasporto con il caricatore frontale Merlu Worker che vedete là in fondo, o la metromarcia con questo enorme pianale Zaccaria. Vince il più bravo e viene premiato, insomma, ecco, molto facile. Ma ora ci dirigiamo a un'area esterna di particolare importanza, e cioè quella dedicata al premio Tractor of the Year, dove tutti i mezzi finalisti e vincitori vengono dimostrati dinamicamente. Cosa vuol dire? Si fanno un giretto, semplice. Ed ecco qui alle mie spalle i finalisti ed i fortunati vincitori del Tractor of the Year. Il nostro buon Stefano è qui a fare lo speaker per questa dimostrazione in Tractor of the Year. Volevo dire dimostrazione in campo, più una dimostrazione in piazzale. In asfalto. Allora, okay. Se... E si accendono? Non si accendono? Non si accende il T4. Nello stand steer per la categoria Amarcord, un trattore direttamente dagli anni 40. Uscivi in campagna e ti dovevi manovellare il trattore. Sì. Qui davanti a noi invece una Proud, ma non la classica Proud, ma bensì quella per le olive. Che non è Olive, ma è olive. Olive. In questi modelli ne stanno sviluppando alcuni estremamente futuristici con pini in farina. Ah, giusto. Che rappresenteranno poi tra sì, next level. Belli sì, però poi... Sempre qui da New Holland, oltre a interessanti macchine da raccolta, interessanti trattori specializzati, come questo piccolo T4 che ha vinto il premio Tractor of the Year nella categoria Best Specialized. E poi vabbè, girando per i padiglioni che sono il 19, il 14 e il 16, se ne vedono di tutti i colori veramente. Infatti qui sono concentrati tutti quanti i migliori marchi produttori di trattori. Alle mie spalle Class, più indietro la SDF e di qui Kubota, mentre nei padiglioni al di là abbiamo New Holland, Case, Steyr e anche Fender John Deere. E passando attraverso questi variopinti mezzi del gruppo BCS, Ferrari, Pasquali, eccetera, eccetera, mi dirigo a vedere un'altra piccola macchina da raccolta. Ecco, direi che piccolo in casa Grimme non è una parola che conoscono, ecco. Mentre piccolo in casa Goldoni, adesso ve lo faccio vedere, per tornare alla nostra rubrica dedicata agli elettroni, anche qui c'è una soluzione molto interessante. Infatti alle mie spalle un mezzo totalmente elettrico cittadino per il trasporto, e di fianco il B1 e un trattore piccolo, soprattutto per l'uso urbano ad esempio, sviluppato assieme alla svizzera Rigitrack. Ora, signori miei, mi trovo immerso nel mondo delle pompe, dei tubi, degli ugelli e dei rotoloni nei padiglioni 21-22 dedicati ad EIMA Hydrotech, e sto scendendo verso il padiglione 29 che è invece dedicato alle macchine da raccolta, e lì di sicuro vedremo qualcosa di molto interessante. Ma prima di ciò, breve sosta in quel del Quadriportico, un'area centrale alla fiera dove è stato tra l'altro premiato il trattore dell'anno qui dentro stamattina, e un'area nella quale sono racchiuse le principali novità che vediamo qui ad EIMA. Ad esempio, tanto per dire, un pannello solare. Ok, di che si tratta? Si tratta di un mezzo completamente autonomo per la monda del riso, quindi elimina le erbacce, diciamo, dai vostri campi di riso, e si chiama ironicamente Mondino, tipo Moon, Luna e Dino, dinosauro, ma in realtà è Mondino. Fa ridere, ok, fa ridere. Qui evidentemente tra la botte grande e la botticella davanti non ci stava un trattore, proprio in termini di spazio, e ci ha messo un modellino.
Questo alle mie spalle invece può sembrare un transformer pazzesco, invece è un mezzo per la raccolta dell'uva creato da Andreoli Engineering. Un cingolato che raccoglie l'uva non scavalcando il vignale, ma standoci a fianco e facendo passare le viti all'interno di questo macchinario. Questo permette di vendemmiare in modo meccanizzato anche i vigneti, ad esempio su terrazzamenti o su terreni sfavorevoli. Ed eccoci arrivati dopo un centinaio di soste al reparto dedicato alle macchine da raccolta. Qui alle mie spalle un po' di macchinari per la raccolta, ad esempio delle nocciole, una cosa molto molto particolare, mentre davanti a me mi si apre un mondo delle testate drago, dietro di me il mondo di altri raccoglitori che non so cosa siano. Provando a indovinare cosa sono questi macchinari giganteschi, in teoria raccolgono pomodori, mentre questa qui è per il foraggio, più avanti là c'è qualcosa anche per quanto riguarda il settore frutticolo. Vi faccio notare quanto siano particolari questi mezzi, studiati in modo maniacale per riuscire a passare all'interno dei filari, e queste cose mi fanno prendere stra benissimo, dico ma che figata. E alle mie spalle qui dietro invece dei mezzi infernali all'interno dei quali è meglio non finire con il proprio corpo. Ci troviamo allo stand Pellenk, dove sono presenti anche diverse raccoglitrici, questa volta per l'uva, non come la New Holland di prima che pareva uva invece erano olive. Queste sono uve verdi. E poi però Eima non è solo questo, qui ad Eima c'è un sacco di roba tipo questa qui che non so cosa sia, ma anche un botto di macchinari dedicati alla cura del verde e alla lavorazione del terreno. Vi lascio una veloce carrellata di video fatti nei padiglioni a loro dedicati. Con le luci su Eima che si spengono e non mi si vede più in faccia, e le persone che se ne vanno, la fiera che si svuota, io vi saluto perché il riassunto di quello che succede in quel di Bologna si conclude qui. Abbiamo visto tutte le principali cose e le principali innovazioni, e niente, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo come al solito con nuove rassegne stampe, nuove notizie, nuove prove in campo, sempre qui sul canale dei Trattori. Ciao!